Cari amici, buona domenica, buona pallavolo a tutti. Oggi parliamo con due grandi centrali e sarà con loro un colloquio non banale assolutamente. Ve li faccio vedere subito. Sono Matteo Piano e Tommy Beretta. Perciò con loro andremo un pochettino a fare la storia recente, ma guarderemo anche avanti per quanto riguarda la pallavolo e non solo il loro ruolo. Sono due persone non banali. Saluto tutti quelli che stanno arrivando con noi. Stiamo insieme nella fase 2 durante il weekend. Ieri una bellissima giornata con tanti amici. Oggi sicuramente ci divertiremo. Saluto anche Laura Garrone. Ciao Laura, grande tennista. Spero di vederti molto molto presto. Stiamo per collegarci con Matteo Piano, centrale di Milano, persona tutt'altro che banale, e perciò sono molto contento perché con lui riusciremo anche ad andare oltre. Eccomi, Ciao ciao Matteo. Lorenzo. Stavo dicendo, andremo oltre i confini, quelli canonici della pallavolo, perché in un percorso che noi improvvisiamo, perché te in queste chiacchierate io non predetermino nulla, neanche con te, ho cercato di delimitare un po' il perimetro della personalità di Matteo Piano, per quello che ovviamente ho conosciuto io, ho avuto modo di apprezzare la tua sensibilità, la tua capacità, insomma, tante cose. Prima cosa che ti chiedo è come stai obbligatoriamente? Sto Perché, bene, sto ecco, bene. questa è una cosa molto importante. Io non mi distraggo intanto perché vado a cercare un po' di foto, sai che No, tutti no, ci vai tranquillo. chiacchieriamo. Io sto Tu guardando vai. che sto bene. Mi hai fatto una domanda, questa settimana ci ho pensato tanto e stamattina ho pensato che avrei anche bisogno di un parrucchiere, perché ho detto, sto ciuffo che non sta più da nessuna parte. Infatti ho detto, devo dirglielo a Lorenzo. Teo, tutti. Allora, guarda qua, io ho un po' spulciato in giro, ora tu hai iniziato la quarantena, io ho letto Sì. Diaboliche, tu cosa hai letto? Io no, quella è Fantaguer, che è una rivista bellissima che unisce scrittori e non solo di varie personalità con una tematica. E ho letto tanto questa quarantena. Infatti, una delle cose che sapevo, mi avresti chiesto perché sei attento su questo argomento. Ho letto Vale. tantissimo, tantissimo. Allora, Matteo, tanto ti rendo dei complimenti, ma quanto sei bello, ti ricordiamo qui, ti ricordiamo là. Noi facciamo un excursus, ovviamente, anche della tua carriera, però insomma, andiamo un po' fra il Matteo personaggio pubblico, il Matteo giocatore, il Matteo persona. Chi è Matteo Piano? Cioè, io me lo chiedo, perché quando ci sono delle persone un po' più complesse rispetto a quelle che attaccano e murano, chi è? Tu come ti definiresti? Ah, Allora, ho da poco Daniele scoperto. Lavia ti ha Sì. salutato, ti ha fatto bel baffo. Eh sì, vabbè, ci sta, ci sta, Hai vai. visto? Ho messo il baffo, infatti, Dan. Ma allora, ho scoperto da poco questa definizione che mi è piaciuta molto, che è multipotenziale. Quindi mi ritengo, se prima magari mi sarei definito poliedrico, vulcanico e tutto, penso di essere un po' un misto. Multipotenziale descrive sicuramente il tipo di persona che sono, quindi che ama fare diverse cose e cerca di trarne il meglio da tutte, allo stesso tempo sapendo che ci sono delle priorità, però, come dire, contaminandole. Già lì, già, multipotenziale, contaminare le attività, avete già capito. Stiamo un po' mettendolo a fuoco, pian pian. In questa mezz'oretta che passeremo insieme, ti devo dire che abbiamo fatto delle chiacchierate bellissime, durante il lockdown e continuiamo a farle anche in questo weekend, lo faremo anche settimana prossima, cioè con un rapporto molto confidenziale con voi che siete ben oltre dei semplici giocatori di pallavolo. Devo dire che ci sono stati dei momenti veramente molto belli. Tanto molti commentano il tuo ciuffo, perché, ma ci sta, voglio dire, ci sta. Ma ti prego, no, no, vabbè, ma cioè, ci ho pensato e anche in quello, nel senso, ogni tanto ci penso, dico, alla fine me ne frego abbastanza, cioè, non sempre, però sì, ho per fortuna dei miei compagni di squadra e amici che ogni tanto mi bacchettano un po' perché cioè, sono così, nel senso, non... Poi il capello lungo, io è sempre, tutti mi hanno sempre preso in giro, mi dice Matteo, ma hai la fortuna di avere i capelli, ma mettiti un po' a posto la mattina. Io esco di casa, vado. Quindi questo è, questo io sono così.
Ti dicono di metterci del gel in testa, io leggo quello. Guarda che c'è qui anche, guarda. Allora c'è anche Serginio, grande libero, che partecipa spesso alle nostre conversazioni, che saluto con grande affetto, miglior giocatore dell'ultima Olimpiade. Allora dai, siamo arrivati lì, perciò il link, visto che la chiacchierata è... Noi stiamo slalomando, perciò voglio dire, facciamo un gigante, non facciamo uno speciale, perciò andiamo da qua di là. Ovviamente tra gli argomenti c'era questo, perciò ce l'ha introdotto Sergio e ti faccio vedere questa fotografia qua. Quella È la è faccia che hai fatto a Teo, mi è piaciuto questo momento di hesitation nella riflessione, vai. No, questa è stata la medaglia più in corsa della mia vita finora. Ma è un misto, è un misto. Quella medaglia per me ha significato tanto, ha significato tantissimo, sia personalmente che di squadra, soprattutto di squadra, un percorso. È stato un po' di amaro, un po' di strano. Io sono stato un po' sfortunato perché sono stato scelto per l'antidoping, quindi è stato anche un po' di... È una gran sfortuna, cioè no, viva l'antidoping che fa il suo lavoro, ma ti cattura da degli attimi della vita. Io ricordo amici che sono stati presi all'antidoping con lo scudetto di Modena che si perdono proprio quell'ora che è magica, sì, bene e male. A Rio è stata un'ora pesante, pesante, perché avevamo appena perso la finale, avevamo vinto l'argento, quindi era un'ora pesante. Quindi sono stato anche da solo in questo stanzino. È stato anche un po' quello il rammarico. Quindi mi viene in mente quello, mi viene in mente le lacrime di quando guardavo il terapista che mi ha accompagnato durante tutto il percorso, Sebastiano Cencini, portandomi fino a lì, perché io 5 mesi esatti prima di quel 21 agosto ero in sala operatoria. Quindi è stato un percorso gigante l'Olimpiade. Poi l'Olimpiade è così, cioè, boh, inizia e finisce in un battibaleno. È stato immenso, bellissimo, quel Maracanasigno. Ti giuro che a pensarci mi sembra sembra una cosa che io guardo non da lontano, ma che guardo davanti a me. È quella la figata, perché è stata così tanto intensa che mi sembra sia esca dalla mia quotidianità, da quanto è stata gigante, soprattutto in questo momento. Visto che hai parlato di infortunio, poi ti faccio vedere un'altra foto di Rio. Barbara ti chiede a che punto stai con il recupero. Sto bene, sono contento perché stiamo facendo dei bei passi in avanti. Non è facile perché io pensavo di essere a posto senza tutto questa pandemia. Quindi ho dovuto metabolizzare anche nelle ultime settimane rimettermi in palestra con un'altra ottica, perché all'inizio sono tornato in palestra dopo Pasqua 2 settimane, poi sai, quando inizi a metabolizzare il fatto che non giocherò con i miei compagni, che non giocherò con Milano le partite che avrei dovuto giocare, mi dispiace, quindi mi è salita molta rabbia e niente, non ci posso fare niente. Un'estate sicuramente diversa, e continuare ad allenarsi per qualcosa che è sempre più lontano, perché di nuovo la pallavolo sarà ancora più lontana. Quindi mi rendo conto di stare compiendo qualcosa di difficile, perché è un anno lungo, quasi due, con infortuni mi sto portando dietro da una vita, ma non per demerito di nessuno, per condizioni inaspettate. Però sto bene, per un'altra Allora, volta sto bene. innanzitutto salute per piacere a Anna Maria perché sei il suo idolo. Ha già scritto 3 volte, Ciao saluta. Anna Maria, ciao Anna Maria, ciao. Allora, ti faccio vedere a questo proposito perché io un po', visto che qualcuno di voi lo conosco abbastanza, mentre parlate penso anche di capire dove potrete andare. Perciò il tuo ragionamento, eccolo qua. Matteo, cadi, rialzati, cadi, rialzati. È un po' il fil rouge della tua carriera, Matteo. Cioè, vai a Modena, ti fai male quando ci sono le partite più importanti, poi dopo ti fai male quest'anno quando inizia il progetto di Milano. Mentre tu pensi, dico, anche un po' di sfiga, Teo, anche un po' di Sì, sfiga, dai. no, no, sicuramente. Io ho imparato anche un po' a conviverci, nel senso che ho fatto il primo anno a Modena che ero iniziato a stare molto male durante la parte finale dell'anno, molto, 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 molto male. E forse è stato quello. Io credevo quell'anno che abbiamo perso quello scudetto, credevo
che fosse una fiaba, che finisse bene. Credevo di vincere lo scudetto con quei compagni a cui ho voluto molto bene. È stato un bellissimo gruppo quello del primo anno di Modena, come quello del secondo stesso. Quindi, sai, quando ti rendi conto che io sono stato malissimo, ma 3 mesi, di cui l'ultimo veramente ma pieno di dolori, ho avuto la fortuna di avere i miei compagni, Angelo, il Tubo, Lorenzetti, che sono stati molto bravi a mantenerci tutti uniti. Quindi anche per quanto riguardasse me, no, il mio dolore è un dolore che veniva, come dire, accolto e gestito. Quindi speravo, meritavo un finale. E non c'è stato. Quindi io sono continuato a star male, mi sono dovuto operare lì la prima volta alla schiena. Quindi sai, poi quella mi ha fatto sorridere, perché ho tenuto così tanto duro per uno scudetto che non abbiamo vinto. Lo scudetto dopo io mi sono dovuto operare e lì è stata una scelta, ma sicuramente dura, forte. Però sono arrivato a Rio, perché sai, non era sicuro, è una scelta forse che non l'avevo fatto in tanti, un po' forte. Però non ho giocato le ultime partite dello scudetto, in playoff. Comunque, mentre tu parli, io faccio vedere due immagini. Sì. Questo qui, insomma. Quella l'abbiamo vinto, grande... guarda, sono passati 4 anni esatti qualche giorno fa. Guarda, qua, tu parla pure di quello scudetto, perché l'avevo preparato, ovviamente, perché insomma è stato il più grande risultato in campionato che hai ottenuto, insomma, quel triplete. Magico. In campionato, sì, quello, le Coppa Italia. Faccio vedere anche quella, tu parla che io arrivo. No, quindi è quello lì, poi sai, ho rinunciato, è così, mi ha dato e mi ha tolto la pallavolo in tanti momenti. Quello che mi ha tolto, me l'ha tolto come anche quest'anno, capisci? Mi ha tolto una stagione, in effetti, questo infortunio. Da una parte, è vero, ci ho superato tanto, sicuramente ci soffro ancora. Dall'altra, mi ha fatto crescere in una maniera incredibile sotto altri punti di vista, a livello di spogliatoio, come capitano, sotto altri aspetti, come gestione proprio intera. Mi ha dato molto di più, perché di solito non faccio queste cose, nel senso che magari mi preoccupo, ma perché magari devo giocare, fare. Adesso quest'anno comunque ero fuori dal campo, ho cercato in qualche modo di poter dare tutto quello che avessi in altri ambiti. Ovviamente non potevo né schiacciare, né muovere, né battere, quindi oltre a fare, cioè, è stato l'anno, credo, dove ho passato così tanto tempo in palestra, io, ma anche adesso, sai, perché comunque facevo tutto il mio percorso che era lungo e poi stavo lì. Infatti erano un po' tutti arrabbiati con me ogni tanto, se mi compaio, ero stanco. Io arrivavo la domenica alle partite, che veramente, non scherzo, mi addormentavo, cioè io ero stanchissimo, perché mai facevo la piscina, l'allenamento, poi anziché andare a casa io stavo lì, perché i miei compagni arrivavano quando io magari smettevo, e quindi stavo lì, oppure finivo l'allenamento e stavo lì. Quindi facevo questi ritmi molto utili, però sai per cosa? Per il cuore, per l'anima, per stare con loro, ed è stato magnifico, mi ha dato tanto. Quindi sì, mi ha tolto, mi ha dato dell'altro. Io cerco di, cioè, nel senso, poi anche non mi fermo tanto anche lì, non è che ti piangi addosso, no, vai avanti. Quindi anche lì ho perso con gli infortuni a alcuni momenti, ne ho presi altri con maggiore intensità. Cioè, quello che sono adesso purtroppo è frutto di tutto. Progetto Milano, eccoti. Allora, qua c'è un giocatore che è Abdelaziz, che dicono che vada a Trento, dicono, sai, dici tu, si dice che vada a Trento. Cosa c'è nel progetto futuro di Milano, che è una città molto importante per quanto riguarda anche l'economia del progetto Superlega, cioè Milano sì, Milano no, soprattutto con l'Allianz Cloud, cioè un impianto moderno, fantascientifico, fa una bella differenza, cioè se c'è Milano nel movimento è importante. Cosa ci vedi te? Poi qualcuno ti ha chiesto anche fallo spoilerare sulla squadra, però lui non fa il direttore sportivo, adesso No, lo vedremo. L'altro giorno abbiamo sentito Sberto e gli ha detto che rimane lì, perciò il palleggiatore ce l'avete, insomma, si diceva che poteva andare a sì, Piacenza. Vai. rimane qua. Vai. Beh, Milano è stato un progetto bello, incredibile, credo, di cui la pallavolo italiana avesse bisogno, no? Di un'altra realtà che potesse attirare pallavolisti, attenzione sportiva e anche altro. In questi 3 anni, secondo me, è stato fatto qualcosa di gigante. Io, quando ho sposato il progetto di Milano, Milano arrivava veramente da un
è una tipologia completamente diversa. Qua sei il presidente Pusaro, uno bello carico, fondamentale in questo progetto. Sì, ha comunque investito su alcuni valori, ha investito sulla pallavolo e anche sul trasmettere tramite lo sport valori importanti. Abbiamo fatto 3 anni incredibili di crescita gigante. E, auguro a Milano, l'ho detto, di crescere, nel senso di arrivare ancora più in alto. Quest'anno, sì. Sì, sì, tu parla, io ti seguo. Auguro a Milano di arrivare? Auguro a Milano di arrivare a confermarsi. Quello che ho detto io amo questa realtà, amo star qua, amo tutto quello che sono diventato stando qua, quello che siamo diventati anche insieme, io, Milano. I miei compagni vorrei ancora vincere qualcosa. E sarebbe molto bello farlo con questa maglia, quindi in questo io metto insieme il mio desiderio, sogno personale con quelli della società e della città. Quindi spero e mi auguro che Milano vada in questa direzione nella brevità dei prossimi anni, perché comunque sarò anche di parte, però un po' di pallavolo ne ho girata di città italiane, e l'Italia l'ho girata tanto, però Milano, che non è mai stata una delle mie città preferite fino a prima che ci arrivassi, è unica nel suo genere in Italia. Riuscire a portare la pallavolo qui, secondo me, è veramente qualcosa di molto importante, ma per le attenzioni che ci sono e per le connessioni che questa città regala, anche tra gli sport stessi. Allora, te l'hanno chiesto in 5 o in 6, perciò la domanda te la devo fare. C'è uno scambio ipotetico di opposti fra Trento e Milano? Perciò direi Abdella Azizla. Guarda, io sarei stato veramente Luca Vettori viene qua. Cioè, felicissimo di giocare con Luca. Sarebbe stato molto bello ritrovarsi. Purtroppo non credo. Purtroppo non credo che ci sia questo scambio, ma auguro a entrambi un futuro veramente ricco, perché sono due persone incredibili, oltre che due giocatori che stimo, sia Luca che Nimir. Voglio molto bene a entrambi e gli auguro il meglio, ed è difficile augurare il meglio alle persone quando le vorresti con te, secondo me. Io gli auguro proprio il meglio, sarei contentissimo, proprio tutto. Ed è una cosa bella che ho imparato con la pallavolo. Allora, si dice anche qua che possa andare a Verona la settimana prossima, ci sarà udite Rado Stoichev, con cui parleremo. Personaggio complicato, però io sono convinto di riuscire a districarmi all'interno del labirinto Stoichev, e glielo chiederemo, perché dice che può andare, glielo chiediamo lui. Ma ha detto: sentiamoci la settimana prossima, perché avrò finito la squadra e ti dirò cosa succede. Poi sentiamo cosa succede. Allora, molti hanno scritto di questo, amico mio, guarda qua. Allora te lo faccio vedere, no? Perché l'avevo preparato. Cos'è il tuo libro? Questo è il mio libro, non ce l'ho dietro, sono un pessimo venditore in questo caso. Ma c'è Dio, guarda qua, guarda qui. È stato... Te lo promuovo, non l'ho scritto io, ma te lo promuovo volentieri, vai. No, è stato, guarda, una delle cose, ci penso tutte le volte che riesco a pensare a questo libro, mi è capitato l'altro giorno, sono così contento e grato di aver fatto e scritto questo libro, ma non ce l'avevo come sogno, devo essere onesto. Però forse è quello, io ho bisogno appunto, ho dei rami che mi piacciono e li intraprendo, mi ci impegno, mi ci applico, imparo. Poi posso essere bravo, posso essere meno bravo. Il libro è stata un'idea che poi è venuta fuori, e vederlo cartaceo anche adesso mi fa un po' effetto, nel senso che mi fa un po' ridere, se non fossi me stesso, a esserci riuscito. Cioè, sorrido un po' perché non so se ogni tanto sottovaluto o non ho ben la percezione delle cose che faccio, però un po' mi imbarazzava anche forse esserci riuscito, sinceramente, quando è uscito. Dall'altra parte sono felice di aver fatto questo percorso con Cecilia, con la quale lavoro da anni, ed è stata una cosa incredibile. E sai, vederlo di carta è un po' come la medaglia, no? Comunque ti ricorda come le foto. Io amo le foto stampate per quello. Adesso tu mi fai vedere le foto sono tangibili, è qualcosa che
è lì e ti permette più o meno di ricordarti emozioni o sensazioni che avevi, che poi non sono le stesse esatte, però ti porta indietro. È importante ogni tanto avere dei post-it, no? Su cui andare poi a rinfrescare tutto. E lo sai, Paolo che parte e dice bene del libro. Oggi lo stiamo facendo, no? Così. Devo dirti che arrivano tutti i commenti positivi, mi hai fatto emozionare, Paolo Tardio, che è il vostro bravissimo Piero, rispecchia fedelmente la personalità del nostro campione. Milena dice che l'ha letto, le è piaciuto moltissimo, chiede tre volte, chiede se la saluti. Saluta Milena, per piacere. Ragazzi, a me fa molto ridere, no, io amo questa roba, vedo delle dirette di gente che saluta gente tutto il tempo, è divertentissimo. Io saluto, saluto tutti quelli che vorrebbero essere salutati. Allora, ti faccio vedere una foto che va un po' indietro, perché è l'anno in cui io ti ho conosciuto. Perciò hai capito quando. A Sky eravamo? No. No, ancora prima. Io vedo la presentazione a San Giustino e tu eri un... Non posso dire un pulcino bagnato. Eri un lungagnone di modi gentili che mi colpì molto quando ti feci la domanda, come si fa abbastanza canonicamente alla presentazione del campionato, e tu rispondesti in maniera non banale. Ed eri un ragazzo giovane. Tanto è vero che alla fine mi sono fermato a parlare con te, perché mi avevi colpito. E ti avevo anche dato due consigli per i centrali, che mi ricordo ancora. Ho detto, guarda, tu secondo me diventi molto bravo. Guarda questo che era molto bravo ad attaccare, guarda questo che era molto bravo a muro. Non dico chi sono, ma è facilmente intuibile. Da quel giorno ad oggi, sei cambiato? Qual era la domanda che mi avevi fatto sul palco? Non mi ricordo. Probabilmente ti avrò chiesto... Cosa ti aspettavi? Sì, mi hai chiesto una cosa legata forse al territorio, al mio essere là, comunque è il mio terzo anno. Allora, io... E San Giustino, un bel progetto con un grande presidente, Erveno Ion, sì, che salutiamo con grande appassionato di pallavolo, bravissima persona. Credo di essere lo stesso, la sostanza è quella che ho da quando sono ad Asti. Sono molto più me stesso di prima, mi conosco meglio, sono maturato, sono cambiato rimanendo me stesso, che è uno dei concetti poi chiave che sono andato a estrapolare nel libro, perché è sempre stata un po' la mia paura quella di uscire di casa e che le persone mi ritrovassero cambiato, ma in senso negativo. Io continuavo ad avere nella testa il cambiamento come una cosa negativa. Poi già con Angelo Lorenzetti mi diede delle belle riflessioni e poi ci lavoravamo con la Sicilia e oggi io ho capito che sono quel ragazzo astigiano che faceva mille cose, sono un ragazzo di Castello, sono un ragazzo di Piacenza, di Modena, sono quello che è arrivato a Milano e sono consapevole di tutti questi insiemi di ragazzi che sono stato e la sostanza è quello, ho cambiato il modo, ma è viva anche cambiare. È giusto così. Allora, visto che hanno scritto BDB, Progetto Statale Brodo di Becchi, ovviamente ti avrei fatto parlare di quello, ma ho preso anche una fotografia che te ritrae con Luca, con cui hai in comune il progetto Brodo di Becchi, ma dove sei anche testimonial. E perciò volevo questi due aspetti, cioè il fatto che tu sia anche impegnato molto nella fattispecie qua per la campagna del Largo, quando eravate a Modena. Questa credo sia una delle foto un po' più divertenti, allo stesso tempo un po' più imbarazzanti di schiacciare quei panettoni che abbiamo mai fatto, però è bella. Forse l'abbiamo, no, è stato bellissimo l'anno con Admo a Modena perché ci siamo ritrovati ed è bello, cioè è bello nel senso è ricco, è qualcosa di importante che associazioni piuttosto che persone si rivolgano a te per veicolare messaggi o comunque comunicati importanti. Quando Admo, io ho incontrato Modena, comunque l'associazione donatori di midollo osseo, è stato bello perché dici, cavolo, è importante che ti diano una maglietta con cui ti vesti e cerchi di spiegare alla tua cerchia, quindi a tutte le persone che ti seguono e che ti conoscono, l'importanza di poter fare un gesto che veramente può essere vitale, non tra virgolette, ma vitale per alcune persone così come Avis quest'anno qua a Milano. E,
Tanti, ed è bello, bisogna essere bravi perché devi anche immergerci dentro. Ed è forse un po' quello, Brodo di Vecchio ha aiutato in questo, ha aiutato nel fatto di mostrare il nostro lato sensibile e il nostro lato di voler essere utili in qualcosa. Abbiamo detto la pallavolo ci ha dato tanto, anche fuori dal campo come popolarità e quant'altro, cosa te ne fai della popolarità? Punto di domanda, colmala dei tuoi interessi e fai sì di veicolare delle cose utili. Quindi Brodo di Vecchio è nato come web radio, poi tutto il progetto, diciamo, sartoriale africano è diventato quel che è adesso. Quindi abbiamo coinvolto tutta la parte africana, tutta la parte di sartorie sociali italiane, e adesso c'è tutto un discorso che va oltre, che è il discorso attuale, quello di pensare a scelte che siano utili per il futuro, quindi a quello che compriamo, quello con cui ci vestiamo. Se io qua la maglia Milano, non mi si vedono mai la scritta Paolo Colli Milano, poi Fusaro mi ha No, sgridato. no, 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 falla vedere, falla vedere. E quindi è quello, è importante, c'è cioè anche lì ragionare. Abbiamo fatto i progetti con le scuole in Trentino, grazie a Mandacaruva, e con i ragazzi parli, nel senso vai a capire anche cose che magari tu 10 anni fa non pensavi, perché devo andare in un negozio e mi vendo una maglietta tot, piuttosto che andare a cercare, è importante. Abbiamo un ruolo bellissimo nello sport, perché non utilizzarlo nella vita? Vi avevo detto che avrei parlato oggi con una persona non banale e ne avete avuto conferma, casomai non lo conosceste ancora, il nostro Matteo Piano. Allora, vi ricordo tra l'altro che tutte le interviste poi non rimangono fine a se stesse su Instagram, ma le potete rivedere tutte su dallarevole.com. E oggi arriviamo a 60, perciò sono 60 personaggi che hanno 60 storie diverse da raccontare, in maniera molto particolare Complimenti. come quella che sto raccontando oggi con Matteo Piano. Allora, fra un po' arriva Tommy, perciò sai che qua abbiamo dei tempi da rispettare. Tommy Beretta, io ti faccio vedere altre due immagini perché vorrei chiudere con la nazionale, perché ne abbiamo parlato un po', ti faccio vedere due immagini che nel cuore sicuramente ti stanno. Una è questa, è la Grand Champions Cup, dove avete ottenuto il risultato Ah, il molto importante. 2015. No, cos'è? Sono da te 17, cieco. Ah, il 17. 2017, che bella, che bella. Ok, e dove? Qui presente Matteo Piano è stato premiato miglior centrale. Eccoti qua, eccoti qua. Perciò direi che è un bel punto di ripartenza, Teo. Vedo che sorridi e mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere perché ho cercato delle immagini, cioè, ho detto, è una persona non banale, non posso trovare delle immagini banali. Perciò questa qui sono andata a cercarla perché questo è un riconoscimento molto importante. L'azzurro cosa rappresenta nella tua esistenza? L'azzurro rappresenta ora un modo di fare pallavolo, un modo di poter avere una strada con cui fare pallavolo. L'azzurro è questo, è la rappresentazione, dovrebbe essere la rappresentazione della pallavolo, no? Quella da cui attingere, ma quella anche che attinge dalla base, che sono i giovani. Quindi quello rappresenta il mio modo di vedere l'azzurro, il poter essere, sì, una piccola parte che va a prendere qualcosa, che va a vincere, a giocare, a battersi, ma anche a perdere qualcosa che vale per tutti. Cioè che grazie a noi, tu Lorenzo, senti la Grand Champions Cup, senti quelle cose lì. Quella Grand Champions Cup è stata gigante perché abbiamo fatto un'estate difficile, non con grandi risultati, ma abbiamo lavorato tanto, come lavorano tutti tanto, e non lo metto in dubbio. Però ero contento che avessimo vinto poi una medaglia d'argento a quel torneo con un gruppo messo insieme che ha lavorato tutta estate per quello lì. Poi è arrivata quella medaglia personale, beh, mi ha emozionato, ma perché non ho mai vinto nulla io. E sai, ero vicino a Lucas, che è stato uno dei forte centrale con cui abbiamo giocato in vita mia, amico che stimo, che mi ha dato tanto. Sai, cioè, essere lì comunque con degli amici vicini è stato bello. Bello. Per uno che non ha mai vinto un tubo, cioè, ero contento. Allora, a questo proposito, chiudo con l'ultima domanda e ti faccio vedere una bella immagine e poi c'è la domandissima e ti saluto con grande simpatia. Allora, la fotografia è questa.
Questa è la festa a Casa Italia a Ah, sì. Rio 2016, dice il presidente del CONI Malagò, tu sei là dietro. Fu una festa per pochi intimi perché c'era un vento pazzesco, c'era, ricorderai quella sera, una condizione meteo particolarissima, c'era un vento che doveva passare una passerella molto lunga per arrivare a Casa Italia, che era in un isolotto. E c'era il pericolo di cadere giù nella passerella. Perciò dopo, con una fune, insomma, siamo arrivati. È stata una serata bellissima. E chiudo con questo. Allora, guardate il tuo curriculum in nazionale. 159 presenze. Allora, abbiamo detto argento alle Olimpiadi, argento all'Europeo nel 2013, bronzo nel 2015, argento alla Coppa del Mondo nel 2015, 2 volte bronzo alla World League, un argento e un bronzo alla Grand Champions Cup. Chiudo con questo. Non ho mai detto la parola oro, Matteo. E ora, È eh? quello che mi manca, è quello che mi manca tanto. Io quello che veramente vorrei in azzurro e desidererei insieme ai miei compagni è l'oro. Non credo, cioè, sono contento, mi piacerebbe vincere ancora, non ho il curriculum per poter dire no, voglio vincere tutto. Ci sono, credo, pochi campioni che hanno quella stoffa lì, ho avuto l'onore di conoscerne qualcuno. Io con ambizione dico che non posso dire umiltà perché non è umile dire di voler vincere loro, però forse sì. Sì, vorrei tanto un oro perché mi manca, sinceramente, e sarei grato. Un oro di squadra ci vuole. Arriva Teo, arriva, grazie Teo, ti abbraccio Grazie, forte. Teo. Grazie, anch'io. Saluta Tommy Beretta e a presto. In bocca al lupo per Grazie a tutto, Teo. tutti, grazie. Vediamo presto, speriamo. Grazie, grazie, un abbraccio grandissimo a Matteo Piano, che anche quest'oggi ha confermato la bella persona che è, e adesso cerchiamo di andare a parlare con Matteo. Dopo aver Matteo Piano, cosa ho combinato? Ho fatto un disastro. Cerchiamo di andare a parlare con Tommy Beretta. Eccoci qua. Allora, da un centrale all'altro, dalla centrale della Power Volley Milano al centrale del Vero Volley Monza per par condicio. Così abbiamo fatto anche questo derby Ciao, particolare su Instagram. Ciao Tommy, come stai? eccomi. Ciao, ciao. Tutto bene? Dai, sì, bene. Chiuso Alla in grande. casa? Sì, no, dai, alla grande. Sì, non ci si Allora, può lamentare, dai. Su. Tommy è una persona che a me mette allegria. E perciò lo devo dire. Ti vedo sempre sorridente, ti vedo sempre leggero sulla vita. Guarda, è una cosa positiva, è quello che voglio dire, perché no, Sì. deve essere interpretato in maniera positiva. Allora, ti faccio vedere, partiamo subito. Hai preparato un po' di immagini, dopo mi fai vedere se hai preparato qualcosa. Sì. Perché questa foto che ho trovato, Tommy, mi fa paura. Ma quanto sei? Ah, quella non è male. Sì, ogni tanto viene No, riproposta, gira un giuro che non sei pochettino. sullo sgabello, giuro che non sei Giuro, sullo giuro, sgabello. giuro, giuro, giuro. Sarà riscaldamento, saranno classici salti da riscaldamento per fare un Ma po' Tommy, hai di messo le scena, schede però sopra sì. la rete. Parla lungo. Ero un po' più giovane, dai, sì, però. Sì, era quell'estate ero abbastanza carico, dai, sì, Ma va? lavoravo bene, Sai che non si abbastanza. vede? Non si vede, Tommy? Cosa stai facendo in questi giorni? Tanto io cerco delle altre foto tue. Cosa stai facendo? Ma guarda, in realtà mi sto allenando parecchio, perché la mattina cerco sempre di ricavare fuori un'oretta di allenamento, adesso che ci ha liberato riesco ad andare pure in mountain bike, che è una delle mie grandi passioni, quindi. Mi alleno, dai, per di più mi alleno, poi sto qui a casa, ho tra virgolette la fortuna che sto ancora finendo casa, quindi c'è un po' di lavoretti da portare a termine, quindi dai, diciamo che non mi sono annoiato troppo in questa quarantena. Assolutamente no, dai. Hai preparato degli oggetti o no? Perché io ho delle foto. Ma Vai, tu hai delle vai, foto? vai, vai. Fammi vedere Ma tu. guarda, io ho preparato in realtà, anche se dopo Teo, dopo tutte quelle che ha vinto lui in più, avevo preparato Lui, Tommy, un po' tutte se le. stesso. Tu fai No, Tommy no, Beretta, lui fa certo. Matteo Piano. Io avevo preparato un po' tutto quello che ho conquistato in questi anni, diciamo. Vai. Adesso che ho appena fatto 30 anni, potrei fare un po' un resoconto di tutta la mia carriera finora. E direi, guarda, tra quelle a cui tengo di più sono sicuramente
le medaglie a Treviso, che sono queste qua, che sono queste. Cioè, quando hai iniziato la carriera? Praticamente all'inizio, sì, ero nelle giovanili e sai che a Treviso la... o vincevi o vincevi, capito? Quindi, per fortuna, per fortuna, comunque, avevamo uno squadrone, siamo riusciti a fare tre annate molto buone, tra cui due scudetti e un terzo posto, purtroppo, però va bene. Diciamo allora, non ci si può lamentare, è sempre stato un bel bottino. Falle rivedere, intanto io ti chiedo, per quei pochissimi che non lo sapessero, prima di vincere queste medaglie, a che sport ti dedicavi? Ah, io facevo sci di fondo. Bellissimo. Io sì, sì. Bellissimo. C'è un brianzino che fa agonisticamente lo sci di fondo, è bellissimo. Sì, 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 sì. Due anni prima di andare a Treviso, oltretutto, quindi avevo appena iniziato pallavolo, sono andato a Treviso, ma... il primo anno di pallavolo finivo l'ultimo anno di sci, però sì, nella mia famiglia è così, diciamo che ho iniziato praticamente prima a sciare che camminare e andare in bicicletta e subito, agonismo, agonismo puro. Grazie, ascoltami. Allora, noi zigzaghiamo un po', tra i pensieri, il passato, il presente e il futuro, poi arriviamo anche... ovviamente a Monza, che per te cioè, è il fil rouge della tua carriera. Monza, hai iniziato poi ad alto livello, sei diventato un giocatore importante, ci arriviamo alla nazionale e ti consente di andare, guarda qui cosa ho trovato, nel tempio del volley. Cosa ha significato quel giorno? Nel tempio del volley, cioè Modena, quello è Parapanini. Sì, mi ricordo bene. Allora, mi ricordo bene, esatto. Ho ritrovato Bruno da Treviso perché era il mio direttore sportivo pure là, e quindi è stato un bel giorno. Tra cui ho appeso tutte le magliette finora di tutte le. Se, guarda, ti faccio una carrellata. Carrellata. Concedici questo privilegio. Assolutamente, guarda, partendo da Treviso, che è stata la prima maglietta. Aspetta, bellissimo, che accendiamo le luci. E poi così via tutte quante. Modena era in cima. sì, dai, però ho voluto fare un corridoio così. Questa qua è stata la maglietta di Modena. Ci tengo particolarmente perché è stato il primo anno di Serie A, di A1. E dopo la nazionale, qua c'è Monza, la prima maglia da capitano, Perugia, Treviso e vabbè, ho messo la nazionale... come prima. Adesso ci arriviamo lì. Vabbè, sì, poi ci arriviamo. Comunque sì, Modena è stato un bellissimo momento, secondo me, perché dopo quell'annata particolare, assurda, che arrivavo dalla 2 nazionale, tutto, ho avuto l'offerta da Modena, che era in crescita incredibile, in ripresa. È stata una bella stagione, perché piena di cose, è arrivato Bruno, è tornato Bruno, Erwin, si stava ricreando la squadra forte, è stata veramente una bella emozione, incominciare dalla Serie A da lì poi, cosa puoi dire di più, scusa. Bella la battuta, per mettere le prossime magliette devi costruire un altro piano a casa, molto sì. Allora, io conosco Tommy da sempre, insomma, da quando pallavolisticamente è un giocatore... prima del nazionale lo conoscevo già e lui sa cosa gli dissi tanti anni fa quando era ancora una due, un giorno in una sala pesi dove ci vedemmo, io gli dissi: Tommy, stai in orecchio perché potrebbe succedere che un giorno tu faccia questa fine. Mamma mia, stai attento che potresti anche giocare titolare. E come è finita l'europeo? Titolare, sì, guarda, è stato incredibile perché veramente dalla 2 pensavamo io e Teo, perché poi eravamo io e lui, a fare questo salto. Mi ha detto: cioè, andiamo là, facciamo un po' di allenamento, facciamo un numero, aiutiamo e tutto. E poi alla fine ci hanno portato fino in fondo, World League e Europeo, che è stata una cosa pazzesca. Sì. Dove hai giocato titolare, Tommy? Sì. Cioè, non guarda, è che sei andato là a fare il numero, portiamoci Beretta, che così. Cioè, sei partito... Allora, adesso però ti faccio... e tu sai che io credevo in te, cioè sei un giocatore che mi piace moltissimo, però ti devo fare la domanda: perché non sei rimasto nel giro azzurro, Tom? Te lo sarai chiesto? Sì, io me lo sono chiesto, non è che non dovresti farla a me, secondo me, questa domanda. No, io lo faccio a te perché posso farla a te. Se fosse per me, guarda, io non avrei smesso un secondo, quindi... hanno fatto scelte, giocatori, comunque stai da nazionale a un livello altissimo, quindi...
Così o ti portano avanti o fanno scelte differenti e purtroppo dopo quei 2 anni, 2 annetti e mezzo che ho fatto in nazionale hanno fatto questa scelta e l'ho un po' accusata, se devo essere sincero, Immagino, immagino. ancora adesso, se dobbiamo proprio dirlo, però sai, guardo il lato positivo che sono stato fortunato a farne parte, almeno sono riuscito a farne parte e poi io sono sempre pronto. Ci si Bravo, prova. questo è il messaggio non subliminale ma diretto. Io sono e poi no, fai come devi fare come Fefè De Giorgi, non dare mai l'addio alla nazionale, mai. Anzi, No, sempre. mai, mai, Io ricordo mai. che hai vinto finora 41 volte la maglia azzurra, lì l'argento che abbiamo visto di Copenaghen all'Europeo del 2013, il bronzo a Mar del Plata in World League e anche in Grand Champions Cup. Poi arriva Perugia. Eh sì, Arriva Perugia. sì. Diciamo il Perugia un attimino prima del boom, cioè c'era già il boom un attimino prima delle vittorie. Ecco, Era sbagliato. già, esatto, sì, era già uno squadrone, perché comunque siamo sempre stati lì a sfiorarle tutte, se devo essere sincero, perché tra Coppa Italia, anche la Champions League, comunque lo scudetto, siamo sempre stati lì. Poi ovviamente quando arrivi nei momenti caldi, ragazzi, sono tutti fuori, tutti giocano e devi vincerlo, scudetto, non te lo regala nessuno. Però è stato bello perché è stato il primo anno davvero da protagonisti, capito? Perché Modena eravamo in ascesa, in salita, scusa, in salita, e quindi stavamo cercando di riportare su la squadra ai vecchi splendori. Perugia era già una bella squadrona e eravamo lì per giocarcela. Purtroppo il mio anno, come poi altri anni, Perugia, diciamo, è sempre stata un po', da quel punto di vista sfortunata. Ha avuto quell'anno il boom che ha vinto tutto, e quell'anno nostro siamo sempre stati lì vicini. Anche Final Four di Champions c'è stato per un pelo, finale scudetto per un pelo. È così, devi lottare. Però è stata Ci sta. un'annata intensa, intensa, veramente bella. Adesso arriviamo a Monza, però prima ti faccio vedere un'altra fotografia perché devo chiederti come andiamo con il golf. Lo sapevo, grazie, lo sapevo. Allora, Tommy, un giorno è stato protagonista. Ho fatto l'anno scorso un divertentissimo e seguitissimo, per fortuna, programma di golf su Sport Italia, che si è chiamato Golf Mania, che sa che non torni. Qui a Usmate, un giorno viene il qui presente Tommy Beretta a fare lezione con il maestro dei maestri, che saluto abbracciandolo, Nicola Zappa. E devo dirti che è stato bellissimo. Allora, partiamo con quanto hai lunghi i ferri? E se hai continuato dopo quel giorno, perché sei stato bravo, sei stato bravo. Come va col Guarda, golf? sì. Adesso è colpa della quarantena, non mi sono più riuscito ad allenare, quindi sai, il mio No, Tommy, handicap si è un po' scusa, alzato, questa è la giustificazione ecco. dei tennisti, già non posso praticare, perciò i golfisti Esatto. non posso andare, non la prendo, perciò Esatto. sei golfista, va bene, vai pure avanti. Sì, no, no, guarda, devo dire che è stata veramente una bella esperienza. Beh, con Buti, con Simo siamo entrati, poi con te ci hai tirato in mezzo questo programma, poi è stata veramente una giornata divertente. Io quando riesco provo sempre ad andarci, che comunque passi sempre una bella giornata, perché comunque passi sei in mezzo ai campi da golf, provi a prendere la pallina e alla fine devi andare a cercarle pure. Però sì, le matte sono lì, i ferri ce li ho tutti lì, belli lunghi, mi sono fatti allungare non ci credeva quando me l'hanno dovuto allungare. Ho detto, questo, più di così non si può fare, mi hanno detto, guarda, va bene, mi accontenterò. Hai fatto un footing specialissimo. Allora, devo dire per i Sì. golfisti, bella notizia, da ieri in molti campi si può andare a giocare con le dovute Può andare. cautele, precauzioni, con tutte le norme da rispettare, però insomma mi sono arrivati tantissimi messaggi perché io sto in casa ancora, ligio, di amici che sono in giro un po' per l'Italia. Capitan Beretta, ed eccoci qua, ci abbiamo girato intorno, ma poi arriviamo. Provi a prendere la pallina, e beh sì, in effetti è vero, cioè chiunque gioca golf Sì, prova a sì, sì. prendere la pallina, cioè Ah, non ci può. incredibile. Sembra, uno dice, vabbè, poi se vedi la trasmissione che abbiamo fatto l'anno scorso, come la prendo bene, dici, cazzo, è facile così, sono bravi tutti, invece è difficilissimo il golf. Allora, tu hai sintetizzato benissimo il concetto, provi a prendere la pallina e dove va?
non è dato sapere, Tom. No, no, beh, dagli la direzione è un passo ancora più avanti, no? Lì, lì ancora ci siamo. Allora, io ho avuto l'onore di giocare con Meretta, grande golfista, Ricky Verderio, grande golfista, sì, perché sei alto 2 metri e passa. Lui è stato uno dei miei primi palleggiatori qua a Bellusco, quando giocavo, quando ho iniziato a giocare, lui era il palleggiatore, e dopo ci siamo un po' ritrovati giocando a golf qui vicino dove abitiamo, e dai, è bello perché almeno ci siamo ritrovati. Però organizziamo un quartetto che andiamo volentieri. Vai, vai. Eccoci qua, progetto Vero Volley, che ti vede sempre al fulcro di tutte le operazioni. Allora, per te Monza cosa rappresenta e cosa rappresenta il Vero Volley? Ma Monza Vero Volley è casa mia ormai, nel senso, io, come dicevo, da dopo Treviso sono arrivato, ho fatto il primo step a Mantova e dopo sono tornato su, sono venuto subito qua a Monza in A2 2 anni, e dopo sono ritornato al loro secondo anno di Serie A e c'è stata una crescita. Il bello, guarda, mi è sempre piaciuto dirlo, perché dalla prima squadra a quest'anno la crescita, si è visto la società e tutto quanto come ha creduto, e è bello perché diciamo che riuscire a vincere una volta con Monza sarebbe veramente fantastico. Se lo merita la società, ce lo meritiamo noi, quelli che storici che stanno qui da tanto, quindi sarebbe veramente un sogno. Guarda Simone Buti che ti ha avviato questo sport, che salutiamo, lui questa intervista, quante palline hai perso nel lago del campo di Bellusco? Sì, è un disastro. Partivo con le prime volte, prendevamo tutte le palline che si poteva, riempivamo la sacca e poi ovviamente ogni volta la stessa cosa. Ciao Simo, fa l'ambassador del Vero Volley, l'altro giorno abbiamo parlato di questo ruolo, sì. L'ambassador. È un bellissimo progetto, maschile e femminile, l'unica società che ha il vertice, cioè in A1, Superlega, A1 femminile, la prendo lunga perché qualcuno vuole sapere qualche acquisto, perciò ho detto dai, vai a spoilerare, prima l'hanno chiesto di Avettori, adesso anche Tommy, perché sei il capitano, si dice che possiate cambiare palleggiatore, tra l'altro la squadra femminile ha cambiato palleggiatore, è arrivata la Orro che sarà con noi nel prossimo weekend, sono molto contento. Così hai riflettuto un po', hai capito Tommy, ti ho fatto prendere tempo. Sì. Chi arriva? Ma, guarda, in realtà purtroppo anche per questa situazione qui il mercato è veramente molto a rilento e so che ci sono molte contrattazioni in corso, però gli ufficiali ancora credo che non sia uscita nessuna notizia. Beh, Donovan, lui aveva il contratto, quindi sicuramente rimane. Con me stiamo arrivando a un dunque, so che con Santi stanno parlando, siamo un po' lì, adesso bisogna un po' capire che squadra ho in mente di fare e che giocatori prendere. Posso dirti che fra 2 giorni ricominceremo ad allenarci al palazzetto, a far pesi, quindi ricominciamo un pochettino e magari si capirà un po' meglio com'è la situazione, come ricominciamo l'anno prossimo. Era girata la voce di Spirito, palleggiatore, salutiamo comunque Santi che è diventato da pochissimo papà, perché Baranovic sta per andare a Verona. C'è un po' il valzer dei palleggiatori, perché sì, Bruno che si è andato via, Luciano che è andato alla Lube, Travis che abbiamo sentito domenica scorsa chiacchierare serenamente, se ne va a Perugia. Insomma, Perugia. Noi vi teniamo informati, voglio dire, il mercato c'è. Comunque sì, assolutamente. È vero la leggenda secondo cui i centrali sono quelli con la camera più disordinata? non lo so, guarda, dobbiamo vedere la mia, potrebbe anche essere vera. però devo dire che fra tutti i pallavolisti non è che ne ho beccati pochi, veramente maniaci dell'ordine. Sì. Ascolta, soprattutto la tua vita... La tua vita senza la pallavolo? Speriamo che Orduna rimanga, dice Christian. E Cure Cresta? No? Cure sembra che vada in Giappone? Sembra che vada in Giappone, credo, sì. Credo di sì. Ci siano queste notizie. Sai, chi ha queste possibilità non è facile star lì a valutare, di mettere tutto sulla bilancia e giustamente prendi delle scelte. Soprattutto in questi periodi un po' così, purtroppo. Cioè, purtroppo, poi anche in Giappone deve essere un'esperienza incredibile. Quindi, ecco. Tommy, ti piacerebbe andare all'estero? Fermo è stato il fatto che
di tutti i giocatori, anche italiani, che sono andati in giro per il mondo, non c'era un centrale, erano tutti schiacciatori solitamente. Vogliono dei martelli. Sì, 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 purtroppo, per fortuna, perché comunque per noi il centrale italiano in Italia, essendo comunque uno dei campionati più belli al mondo, è bello anche star qui, è bello star qui, quindi siamo contenti di farlo. Però purtroppo non c'è tanta possibilità di andare all'estero. Devo dire che è sempre stata una cosa che, sì, mi sarebbe piaciuto un anno andare. Un'esperienza, sai, sei sempre qui con gli stranieri che vengono, tu li aiuti e tutto, e essere al contrario al loro posto potrebbe essere una cosa divertente. Si sa mai, vediamo. Adesso, spero mai dire mai, Mai dire mai, Tommy. Hai preparato un altro oggetto? Okay. Guarda, io a proposito della domanda che mi stai facendo fuori dalla pallavolo, ti faccio vedere la mia... Aspetta che accendo. Vai, Tommy, la luce. Sono curiosissimo. La mia passione al di fuori della pallavolo, che è lei, che adesso la tengo qua in sala, la mia bicicletta, la mia mountain bike. E... No, scusami, sì. Tommy, mi fai per piacere uno stretto sulla sella? Ah, sì, è alta, sì, questa impressiona sempre parecchio. La sella, ragazzi, io ho dovuto cercarne parecchi perché a fare telai grossi, fatte in certa maniera, questa qua è la sella più alta che si può avere, quindi per fortuna l'ho trovata, della mia taglia, e quindi la tengo gelosamente in casa, che per fortuna adesso si può usare. Poi devo dire che questa casa adesso sta diventando un po', guarda, c'ho dentro una Vespa, c'ho dentro, sto sistemando un'altra bicicletta, cioè no, guarda, musica, vinili, no, dai, sono contento di questa fantastico. Casa. Fantastico! Sì, adesso... Manuele ha commentato, la canna della sella è alta come me. Sì, in confronto al resto dei ciclisti veramente gli arriva alle spalle la mia bicicletta. Non se ne trovano tanti di 2 metri. Ma quanto sei alto, Tommy? Quanto sei alto? Dillo tu, dillo tu. 2,06 metri, per quello che è difficile trovare una bicicletta. Sì, direi di sì, con delle leve tra l'altro belle, importanti. Allora, innanzitutto, Iachi... Che casino hai in casa? Lo sapevo che volevo evitare questa carrellata sulla sala, però a questo punto era lì. Sì, no, fra l'altro, sì, io ti ringrazio molto perché, guarda, sei di una simpatia, ma lo sapevo, perciò hai fatto una concessione. Ma queste chiacchierate qua, Tommy, con voi ci sono dei rapporti bellissimi. Cioè, l'altro giorno Savani ci ha detto durante prima che avrebbe smesso di giocare, la FIP si è messa a piangere, Renan si è giustificato per il pallone che aveva nascosto al mondiale, Bruno ci ha detto cosa va a fare, insomma ognuno ci ha raccontato qualcosa di intimo. Dormi in piedi o dormi in giardino? Quali sono scatenati? Sì, ciao, infatti. No, ha una stanza da letto che presuppongo sia il secondo piano, vista la scalinata che ci hai fatto vedere. Sì, ma sì, questa sì, non sì, farcela sì. Vedere. No, meglio di no. Ecco, Lino, mi salutate con piacere. Ciao Lino. Allora, io ti faccio vedere una fotografia che appartiene un po' alla mia vita precedente. Ma ragazzi, ci divertiamo, grazie, ci dobbiamo divertire in questo momento in cui abbiamo avuto così tanti pensieri negativi nella testa, dobbiamo anche un po' alleggerire il tenore della nostra esistenza, perciò sorridiamo parlando anche di noi, di cose serie, di cose carine. Certo. Allora, questa fotografia qua è stata scattata il giorno dopo l'Europeo di Copenaghen. Quello ero io nella mia vita precedente, quando lavoravo a Sky, quello era il mio ufficio molto particolare con tanti oggetti, alcuni sono qua dietro adesso. Tu hai mantenuto la promessa perché sei venuto con la medaglia d'argento, mi hai portato la maglietta che io custodisco con grande cura, con grande attenzione, perché c'era tutto il retropensiero di cui abbiamo parlato. Esatto. Quello è stato, credo, Tommy, posso dirlo, ti faccio vedere la foto perché hai un sorriso incredibile, il momento più bello della tua carriera, cioè lì hai raggiunto il top, sei tornato da campione, vice campione d'Europa, titolare, un sogno che si realizzava, un ragazzo che giocava in A2, cioè tu non eri neanche nel gota della pallavolo, la faccio rivedere, ma non per me, ma per te. Sì,
Guarda, sì, a ripensarci è incredibile. No, no, c'è ragione, guarda, è stato tutto talmente veloce, tutto insieme, che alla fine quando siamo tornati da quell'europeo ci ho messo un pochettino anche a realizzare che avevamo fatto una cosa del genere davvero, perché poi la nazionale era un po' di anni che non si qualificava, magari anche alle finali della Final Six di World League, quindi avevano riportato la nazionale in alto e no, è stata veramente un'estate, non si può dire nulla, perché beh, ovviamente, certo, a vincere sarebbe stato ancora meglio, però effettivamente eravamo davanti a degli alieni, i russi, i campioni olimpici, quindi direi che avevamo fatto tutto quello che potevamo fare in quello stadio, poi fantastica la finale, è stata una cosa incredibile. Ricordo dove avete giocato la finale, È perché stata una ricordo. delle prime volte dove si giocava in uno stadio di calcio. Mi pare che fosse chiuso, sì, era chiuso perché usavamo una curva dello stadio, in mezzo c'era il campo da pallavolo, avevamo costruito altre tribune dalle altre parti, ma era un scenario incredibile perché adesso sai, ogni tanto si vede, si gioca in Polonia, un fatto nello stadio, se ne vedono un po', però quella forse è stata la prima volta, è stato per noi, per tutti quanti, credo abbastanza incredibile. Per noi ancora novellini, figurati, cioè, è stato proprio al massimo. Però bello perché erano venuti, vabbè, tutta la mia famiglia, parecchi dei miei amici più stretti sono venuti a Copenaghen. È stata una giornata indimenticabile, guarda, veramente. Massimo dice che manca in nazionale un centro pesante, secondo me, dice lui, secondo lui, perciò un centro pesante sei tu, perché sai anche di stazza sei bello grosso. Prima hanno chiesto se Abdelaziz va a Trento, pare di sì. Ti faccio l'ultima domanda perché sai che su Instagram abbiamo 59 minuti, perciò siamo a meno uno e mezzo. Io starei con te all'infinito. Se ti dico X Factor, ma almeno sei andato a vederlo, sì o no? Ma che non sei neanche riuscito ad andare a vedere una puntata, niente. Non lo Noi eravamo immaginavo. Gorgonzola, noi ci allenavamo e loro facevano le dirette, guarda, no. Niente, purtroppo X Factor ci è saltato, non abbiamo visto. È stato un bel evento, una bella cosa. Sono riusciti a organizzare tutto al meglio perché noi comunque siamo stati veramente, non ci è mancato nulla, un po' più incasinati rispetto a come eravamo abituati, perché sai, il palazzetto nostro c'è tutto, comodissimo e tutto, e quindi eravamo un po' fuori, però diciamo che abbiamo risolto tutto quanto al meglio che si poteva. E vabbè, è andata così. Quest'anno è stato un po' così perché abbiamo iniziato X Factor, poi siamo tornati a giocare al palazzetto, poi ci hanno fermato, quindi è stato veramente un macello quest'anno. Ti Però aspettano vabbè, alla Spezia, vedi di non fare il pacco, ti dicono, no, Emanuele, ti aspettano. grande. Allora, tranquillizza tutti gli amici del Vero Volley, che quest'anno sei ancora il capitano. Io guarda, appena firmerò il contratto e sono sicuro di rimanere al Vero Volley, assolutamente per me essere capitano dopo che mi ha passato la fascia Jaki è stato veramente un grande onore e spero di tenerla per sempre perché sono proprio contento di esserlo, quindi assolutamente sì. Tommy, è stato un vero piacere chiacchierare con te, come sempre, è stato Sempre un piacere condividere, il tempo anche con Matteo Piano, siete due persone che mi sono molto simpatiche, ma non solo per quanto rappresenta il sorriso, ma per quello che rappresentate dal punto di vista proprio della figura umana, e tu ne hai dato conferma anche oggi, così come l'ha fatto anche Matteo. Avete visto, abbiamo messo a confronto due persone molto diverse, ma anche con molti punti in comune, due squadre molto vicine, per le quali c'è una rivalità normale, sportiva, però anche molto, molto affini. Tommy, ti ringrazio, ti Ringrazio te, auguro guarda. ogni bene. Allora, la settimana prossima, noi in questa fase 2 stiamo insieme solo nel sabato e la domenica, avremo la Orro, perciò la tua nuova palleggiatrice nella squadra femminile, e poi ci sarà Rado Stojčić, ci sarà Enrica Merlo. E poi speriamo di riuscire a far collegare, se la tecnologia lo consente, Alessandro Fei. E questo sarebbe un miracolo Su Instagram, Foxcatch. del terzo millennio, perciò voglio dire, comunque saremo ancora insieme. Tommy, grazie, grazie a tutti per averci Grazie a seguito. tutti quanti, Tutte le veramente. interviste, compresa questa ovviamente, che è la numero 60 che abbiamo fatto in questo periodo
di lockdown su dell'arevoli.com. Buona pallavolo, buona vita a Tommy e chi ci ha seguito. Grazie ancora. Grazie ancora. Ciao, 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 ciao. Ciao, e metti a posto la casa. Adesso l'ho sistemata, dai. Oggi è il compleanno di mia nonna, adesso vado a fare gli auguri. Bravo! Sì, auguri! Sì, sì, sì. Ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao.